Ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina se vi fa piacere. Chi ha chiuso? No, andiamo, c'è cioè, mi vicino qui quando chiudi il garage. Ragazzi, comunque, non lo rifaccio il video, il bello della diretta. Confermo che su YouTube, soprattutto chi fa informazione, manipola altri canali per dare contro a me. Anche allo stesso Colcione, soprattutto, e sono contento che verranno fuori determinate cose. Diciamo così, sono molto contento che verranno fuori determinate cose perché capirete lo schifo che c'era, intanto ora scompariranno a breve, che c'era su YouTube. Il discorso del rifinanziamento, quelli sono articoli di gente che non capisce un cazzo, non sa nemmeno quello che stanno scrivendo. Ma quegli articoli sono fatti appositamente, parlo di vari articoli che leggo, ma poi alla fine tra di loro ci sono anche vari amici. Sono articoli senza senso quelli del rifinanziamento, ma sono articoli fatti appositamente per dare sostegno a persone che hanno sostenuto poi alla fine certe cose, perché parlare di rifinanziamento è assurdo, ma loro devono aiutare qualche amico. Ormai non li aiutate più. Non c'è più nulla da aiutare ormai, anche perché qualcuno ancora non ha capito che il sostegno della Cina è per Sunic.com, non per pagare il bond, i prestiti e quant'altro. Cioè, gente fa informazioni, ancora non ha capito che quel vento nuovo che arriva dalla Cina è per un discorso di azienda di Sunic.com, non c'entra nulla l'Inter e i bond e i debiti clamorosi dell'Inter. E questi fanno informazioni a pagamento, mi capisci? Quindi te lo ripeto, chi scrive di rifinanziamento non ha capito un cazzo, non sa cosa scrive e lo scrive per fare un piacere a qualche amico. Un tasso di interesse così elevato è insostenibile. È insostenibile perché dovresti vendere due o tre giocatori solo tra interessi e per coprire le perdite. Quindi parlare di rifinanziamento è una roba vergognosa a questo punto qua in cui è l'Inter. Perché questa è gente che scrive ma che non sa nulla. Perché noi siamo arrivati un anno e mezzo prima del New York Times? Perché a differenza loro che lo fanno di lavoro, determinate cose le sappiamo molto meglio di loro. Una media perdite in una società di calcio può stare sui 100 milioni all'anno. Avresti 80 milioni di perdite solo di interessi. Ma di cosa ragiona questo qui che scrive Zanger in finanza? Ma di cosa stai ragionando? Posta il fiasco, fagliela in un'altra maniera un piacere. Fagli una donazione se gli vuoi fare un piacere. Abbonati, ma non gli fare piacere sparando queste alzate. Vorrebbe dire vendere tre giocatori all'anno da 60 milioni, avere un tasso di interessi di 80 milioni annui, ma di cosa ragionate? Ma di cosa ragionate? È diventato uno schifo la comunicazione su questa storia. È una vergogna. Quello fa passare l'aiuto della Cina, un aiuto statale per Sunic.com come l'aiuto per l'Inter. Ma ti rendi conto dove siamo arrivati? Ma sono contento che verranno fuori certe cose lunedì. Sono molto, ma molto contento, perché io so già cosa verrà fuori lunedì. La situazione attuale dell'Inter, Zhang dovrebbe tirare fuori 1 miliardo per tenersi l'Inter da qua a 2 anni, te l'ho già detto 1 mese fa. Perché? Perché nel 2020, allora innanzitutto ora ci sono quasi 400 milioni da ridare a Autry che lui non ha e nessuno gli presta nulla, nessuno gli dà nulla, nessuno gli presta nulla. Nel 2026 scade il bond da 415 milioni, scrivi, prendi appunti. Invece di aiutare il tuo amico, fai un articolo serio, prendi appunti. Nel 2026 scade il bond da 4,15, scrivilo. Scrivi anche che nel 2027 ci sono altri 500 milioni di perdite rinviate grazie al mille proroghe. Scrivi 500 più 15 bond, scrivi più 3,80 rotti per Oktri. Qua, a quanto siamo? A quanto siamo? Quanto siamo? 4,15 più 500 di perdite nel 2027 più quasi 400 di Oktri. Mi dici a quanto siamo di debiti, per favore? Siamo a 1 miliardo e questo parla di rifinanziamento. Forse non ci siamo capiti, ragazzi. Se l'azionista di riferimento
in una situazione del genere non può fare conferimenti di capitale, a livello tecnico sei fallito. Altro che rifinanziamento. Ma di che cazzo ragionate? Fatevi in un'altra maniera i piacerini tra di voi a scrivere le cazzate. Di cosa cazzo state ragionando? Si sta avvicinando il burrone per voi, perché poi tanto queste cose qui vengono fuori tra un po', È inutile, guadagnate una settimana, due, ma per chi guadagnate una settimana? Per chi ha mezzo neurone in testa? Ormai la situazione finanziaria dell'Inter la conoscono tutti. Capisci perché siamo dietro l'Uganda come formazione noi? Grazie a questi personaggi qui che si fanno i piaceri tra di loro. È una roba schifosa che non venga detta la verità ai tifosi dell'Inter. È una vergogna. Siamo a 1,3 miliardi di debiti certificati, ma quale rifinanziamento? Qui servono soldi, noi finanziamenti. Finanziamenti non ti dà più nulla, nessuno, non ci sono garanzie. Ma te l'hai mai visto un nullatenente che chiede un finanziamento poi? Forza! L'hai mai visto uno che si dichiara nullatenente e va a chiedere un finanziamento? L'avete mai visto? Nemmeno in Italia arriviamo a tanto. Hai mai visto un nullatenente richiedere un finanziamento? Lascia perdere i debiti, le cause, tutti i bordelli che ha questo qui che si dovrebbe togliere dai coglioni stasera. Ma te l'hai mai visto un nullatenente chiedere un finanziamento? Ma di cosa ragionano questi? Sono contento che a giorni, a ore, verrà fuori lo schifo perché su YouTube c'è uno che manipola altri piccioni per rompere i coglioni, sia a me che a Coccione. Lui ha degli audio, io ho delle prove scritte, altro che audio. E poi lo capirete chi era che manovrava, quello che ora sta zitto, che non rompe più i coglioni, ma che ogni tanto ti lancia la frecciatina. Ma non solo lui, ce ne sono tanti. Vedrete ora che bel teatrino che verrà fuori. Almeno scoprirete a quanto volevano bene all'Inter certi personaggi. Ciao.